Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Age of Empire 4. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi si erano appena avvicinati i Dani, stiamo facendo la campagna dei Normanni. Abbiamo visto che ci sono anche i Dani che ci potrebbero dar fastidio e naturalmente la votazione è stata per devastiamo i Dani, che fa, li lasci? Noi stiamo, al momento ci siamo appostati qui, come detto qui ci sono i Dani, qui ci stiamo organizzando per rifare un po' di robe, tra tutte costruisci un luogo storico per avanzare all'età feudale, cosa che forse, allora questo qui è l'esploratore che mi sposto qui, completa la palizzata per difendere la tua città, naturalmente questo sarebbe un buon... una buona cosa da fare. Non so se è già in programma la palizzata o se dobbiamo farla. Dobbiamo farla, naturalmente converrebbe metterci anche un una porta. Prima la palizzata, no, forse ci fa fare prima tutta la palizzata e poi aggiungiamo il portone, immagino. Ok, una cosa che un po' vado in automatico a fare è usare WASD per muovere la telecamera, ma va bene. Completa la palizzata. Ok, allora questi qui per il momento li lascio in zona. Facciamo che... anzi, facciamo così. Questi forse converrebbe... aspettate, facciamo passare il contadino se non mi rimane... ahia, no, 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 andate qua, tranne il contadino. Contadino. E niente, è rimasto un contadino lì. Eccola. Dov'è la contadina? Eh no, signori, siamo rimasti un attimo in una fase problematica dove la contadina è rimasta nella mischia. Quindi dobbiamo stare un po' calmi. Allora, qui sopra in linea teorica possiamo mandarci degli arcieri, cosa che cercheremo di fare al prima possibile. Dove vai, biondo? Vieni qua, non esageriamo. Pure tu, giovanotto, per piacere, eh? Stiamo qui e difendiamo. Allora, voi vi mettete in questo modo. Gli arcieri un po' più dietro, il re lì a parare. E qui andiamo a fare comunque un'altra porta, che naturalmente è necessaria. E indipendentemente dal fatto che noi qua stiamo raccogliendo oro e tutto, converrebbe naturalmente proteggersi anche in modo più importante. Ora, prima di tutto direi di andare a fare, oltre al fatto che dobbiamo comunque progredire, questo qui credo che già lo possiamo fare. Sala del consiglio, abbazia dei re. Ah, tutte e due possiamo fare. Cioè, uno dei due dobbiamo scegliere. Produce arcieri con una velocità più 100% al luogo storico. Guarisce le unità vicine che non sono in combattimento di 2 punti ogni 1.5 secondi. Le dovrei riportare indietro però per farle curare. Forse è meglio produrre arcieri in modo più veloce. Riesco a piazzarla all'interno delle mura? Apparentemente sì. Mandiamoci questi qua a costruirla. Spero che facciano abbastanza presto. Questo qui invece lo utilizzo, signori, onestamente, per fare delle... non adesso, o meglio sì adesso, ma mi devo spostare questi qui. Mi faccio un'altra torre di guardia, che comunque ha sempre il suo perché. Per quanto riguarda gli arcieri, vediamo nelle torri quante persone ci possiamo mandare sopra, perché in linea teorica un paio di arcieri ce li piazziamo in modo tale che sono difesi e... ah, tre ce ne possiamo mandare. Ce ne mando direttamente tre, va bene. Magari se mi fai un altro cittadino non sarebbe male. Per quanto riguarda questa città, se è ben difesa io quasi la lascerei così senza andare ad intaccare. Abbiamo poca fanteria. Poca fanteria. Attenzione che quelli stanno... non ho capito se stanno cercando, provando ad attaccare... Ok, bravi gli arcieri sulla torre. E questi... non ho capito se stanno scappando... oh, no, 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 aspetta, che scappando? Qua non c'abbiamo i muri. Questa è una cosa molto pericolosa in realtà, signori. Effettivamente mi ero... giovanotti, mettetevi qua... non mi sento molto al sicuro onestamente in questa situazione. Quindi andrei ad ogni modo a costruire qualche altra... lascia fare.
Qualche altra torre. Allora, qua ce ne abbiamo mandati tre. Ne mando tre anche qui. Ora dobbiamo gestire naturalmente al meglio quella che è la nostra situazione. Ad esempio, qua forse mi converrebbe questi mandarli qui. Facciamo così. Ok, siamo avanzati al periodo storico successivo. Di conseguenza, questi qui io li utilizzo anche per costruire altre torri in queste altre zone, perché visto che quelli possono comunque farci fare il giro, qua mi fai... Ok, bravi tutti. Quindi questo qua mi può fare gli arcieri anche ad una velocità più prepotente. Eventualmente me li mando qui. Spara gli arcieri come se piovesse. E poi qua comunque mi vado a costruire, a parte che dobbiamo fare una scuderia e va bene. Mercato. Area di tiro, produce unità di fanteria a distanza. Scuderia e un fabbro. Ospita tecnologie per migliorare cavalleria e fanteria a corpo. Oh, signori, io comunque vado ad aumentare anche queste cose. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che... No, no, venite qua, giovani. Dannate. Fatemi un'altra torre anche qua, che magari mi difende anche questi qua, visto che non stiamo proprio sicuri sicuri. Altri tre di questi. Ne ho selezionati due. Attenzione che arrivano gli altri. Aia, guarda come si stanno attrezzando. Allora, usiamo il re per la velocità d'attacco. Poi mando gli altri anche qua. Questo chi è? Abitante del villaggio. Vabbè, diciamo che per il momento sta tenendo botta. Oh, comunque questi non demordono mica tanto, eh. Mandiamo questo qua, l'abitante del villaggio. Dopodiché voi, fermi, fermi, tornate qua, lasciateli fare. Lasciateli fare. Ok, là stanno uscendo altri arcieri, quindi... Quattro me ne hai selezionati, mandameli qua. Anzi, facciamo così un attimo. Qualcuno lo rimando qua. Allora, vai. Perfetto. Signori, dobbiamo iniziarci a difendere un attimino anche in questo modo, perché... Ok, uno me lo mandi qua. E altri due me li metti qui. In realtà... Questi... Facciamo una cosa, dividetemi in due squadre e andatemi a fare una torre qua, perché in realtà potrebbero arrivare anche da qui gli altri, quindi fatemi un'altra torre anche qua. Sempre meglio stare un attimino parati, signori. A livello di torri, quindi ce le abbiamo, no? Sono cariche. Oddio, non so se possano passare anche qua, onestamente. Qua siamo un po' scoperti, ma ok, vedremo un attimo. Personale possiamo farlo. Come detto, ragazzi, è sempre bene preparare gli attacchi con molta attenzione, perché non è affatto facile riuscire a gestire il tutto. Allora, questo qua che mi ha fatto... Ah, ok, con questo andiamo a migliorare. Aumenta di uno i danni corpo a corpo di tutte le unità non d'assedio. Aumenta più uno la corazza corpo a corpo di tutte le unità non d'assedio. Ingegneria d'assedio, la fanteria corpo a corpo e quella a distanza possono costruire torri d'assedio e arieti sul campo. 1, 2 e 3. Bravissimi. Tu nel mentre mi costruisci anche questo qua per i lancieri. Perché oltre a fare... Cosa dei... A cavalleria? Noi dobbiamo rifare pure gli altri, signori. Che ci facciamo solo con la cavalleria? L'esploratore me lo piazzi un attimo qua, poi vediamo. Perfetto, tre andate qua e altri tre li mandiamo qua. I cittadini al momento li ributto qua dentro, questi li faccio andare qui ad aiutare questi altri. E il prima possibile eventualmente... Vabbè, ha finito, dai. Fermi, fermi, fermi. Azione difensiva. Allora, in realtà possiamo dirglielo anche. Ferma, movimento d'attacco.
Guarnigione, ordina alle unità di entrare nella costruzione del trasporto bersaglio. Ok, queste sono formazione sparsa. Va bene. Allora, tu adesso puoi andare eventualmente già a costruire una scuderia. Magari la fai qua. Questo me lo sposto un attimino qui. Questo mi devi continuare a spammare come se piovesse arcieri. Questi contadini me li metti un attimino qua, poi vediamo dove metterli. Questo invece, la dunata è questa. E potenzia un'unità temprata. Tecnologia unità, potenzia i lancieri. In teoria dovrebbe farlo per tutti. Ci vuole un pochino, sì. Ci vuole un pochino. Potenzia unità sempre, potenzia fanteria. Ok, perché giustamente abbiamo fatto quegli upgrade direttamente da qui. E è sempre cosa buona e giusta fare una cosa del genere. Allora, a posto così. Vai un attimino a riunirti a questi contadini. Qui facciamo il punto di... I rinforzi sono arrivati. I rinforzi di Guglielmo dal sud erano arrivati, aggiungendo numeri importanti al suo esercito normanno. Insomma, numeri importanti mi sembra eccessivo, eh. Allora, facciamo che questi me li terrei anche qua, onestamente, insieme a questi altri arcieri, perché noi comunque non sappiamo se quelli possono venirci ad attaccare anche da lì. Stavamo comunque... Vabbè, appena finito questo. Questo è un po' lentino in realtà, eh? Mettiamo in coda. E... Vabbè, prima quello e poi a posto. Dopodiché magari voi giovincelli mi fate dove c'è un pochino. Oddio, aspettate però. Noi abbiamo anche questa cittadina che al momento è mazza questa stella. Aspetta. Qua iniziamo forse ad essere un pochino in difficoltà. Anche se in linea teorica sono rimasti solo arcieri. Se si sbrigano un attimino. Guarda, mi sa che conviene fare un'altra cosa. Mo le case le facciamo di là. Però voi tre andatemi a costruire un altro baracchino per la fanteria. Mi sa che lo dobbiamo fare fuori la città. O anche qui. Va bene, dai, fatemelo qua. Perché ci servirà tanto e tanto personale. Qua sono rimasti solo arcieri. E non è una cosa buona e giusta. Dobbiamo assolutamente spammare altri di fanteria. Questi, come detto, al momento me li tengo qua perché potrebbero arrivare altri a rompere i maroni. È un'azione ben calma quella che stiamo facendo, ma per forza di cose. Sì, questi rimettimeli qua. E se mi dai un cittadino anche qui che magari mi fa un paio di casette, questa zona in linea teorica dovrebbe essere salva, o almeno speriamo che possa essere salva. Questo l'hanno fatto, e allora facciamo che le riuniamo tutte qui. Presente, e poi le mandiamo qui avanti, perché qui ci sono rimasti praticamente solamente arcieri. Mi stanno dando parecchia noia questi. Io direi di mandare un esploratore a vedere come stanno organizzati. Allora, questo nel mentre sta spammando cose, no? Ok, vabbè, piano piano. Mandiamo intanto un esploratore a capire questi da qua vengono. Quindi in realtà se noi piazziamo le armate qui dovrebbero non avere spazio di... Eccoli. I normanni scoprirono la fonte della minaccia danese. Un avamposto sull'acqua. Guglielmo aveva una scelta: aggirare l'accampamento, distruggerlo, oppure pagare ai dani l'oro che avevano richiesto. Ma assolutamente no. Esploratore, vieni qua. Attiriamo. Cioè, attiriamoli, quelli qua vengono. Signori, è abbastanza complicata la situazione. Eventualmente, se iniziamo a fare un po' di cavalleria anche. Ah, il cibo è finito. Ecco due. Un attimo. Altri arcieri li mandiamo qua.
Dannate, fermatevi questo. No, fermi, fermi, dannate, fermatevi. Non li seguite così a pressione. Allora, questo ha finito di spammare tecnologie. Ok, abbiamo un po' di problematiche con il cibo, quindi... Vai, vai a lavorare, vai a lavorare, bravissimo. Bravi tutti, voi tre. Andatevene qua. E in quest'altra zona dove abbiamo questo accampamentino direi di continuare a fare qualche casetta qui in zona e magari anche un po' di cibo a questo punto. Sì, direi che ci possiamo attrezzare in questo modo. Qua signori, a pressione, cerchiamo di rinforzare la situazione. I cavalli consumano, i cavalli consumano. Cibo ce ne serve veramente tanto tanto tanto. Per carità, potrei fare qualche cosa di cibarie pure qua, no? Però poi quelli stanno un po' troppo distanti. Allora signora, io direi di fare un mulino qui. Dagli una mano a far mulino. Quelli stanno spammando altri. Questi comunque stanno abbastanza attrezzati. Non è grandissimo, però dobbiamo anche capire, ci aveva detto rianima leader. No, leader dovrebbe star bene. Ariete e torre d'assedio. Questi le possono costruire e potrebbe essere una buona cosa come supporto quando arriviamo lì e dobbiamo sfondare le mura della città. Non sarebbe mica male. Nel mentre continuiamo a fare gli altri che... Ok. E proviamo a partire con questi. Non so se sono adatti e se ce la faranno, ma intanto proviamo ad avvicinarci in zona. Non dobbiamo farci trovare comunque troppo scoperti. Certo, ci stanno gli altri, però vediamo, eh. Dobbiamo cercare però di fare anche degli arieti. Quindi noi adesso ci piazziamo qua e prendiamo questo qua. Tipo poteva fare, vediamo, torre d'assedio, come me la fai? Così? Però devo capire, me la fai... Vediamo, fatemi capire come funziona anche sta cosa che ancora non c'aveva. Dategli una mano. Se può attaccare direttamente da lì, e buonanotte. Perché ci serve per sfondare almeno il muro. Dai, dai, dai. Attenzione, bravi tutti. Andate, andate. Allora, torre d'assedio. Vabbè, questo è per metterci la gente dentro. Ci sta. Poi facciamo anche una riete eventualmente appena possibile. Occhio, occhio, occhio. Beh, insomma, non siamo attrezzati benissimo, possiamo dirlo. Andiamo direttamente a rinforzi qua. Andate, aspettate, aspettate. Ok, allora, i giovanotti che mi possono fare un ariete. Piazzatemi qua un ariete. Ed eventualmente arcieri, entrate qua dentro. Immagino e spero che possano eventualmente anche attaccare. Qui dovremmo avere anche qualche arciere dalla distanza. Bene, bene. E aspettiamo che questi facciano sta roba. E poi nel mente questi ne devono spammare un sacco di gente. E questo continua a spammare, per piacere. 192, siamo arrivati quasi al massimo di personale, anche se non siamo... Allora, l'ariete, anche questo in realtà dovrebbe essere
Vediamo un attimo come funziona, signore, perché voglio un po' capire la situazione. Ok. Questa cosa pure questo qua. Occhio che mi sta andando a fuoco all'ariete. Non so quanti sono però, eh. Poi continuate ad attaccare qua il cancello. Ok, dai, emo. Dov'è l'ariete? Ah, l'ariete già sta attaccando la torre ed è cosa buona e giusta. Vai, massacratemi questi. In amicizia sempre, sia chiaro. Andate pure qua gli altri arcieri. Fanteria. Buttamela pure qua. Non stiamo messi benissimo, ma insomma mi sa che non ne sono rimasti tantissimi di questi, eh. Vai, entrate pure qua. Andate a sfondare un po' dei culi. Vai, vai. Assaltate, assaltate. Attacca qua. Se può fare. Come attaccano questi? Non capisco. Aspetta, il re, mandamelo un attimo qua e fagli dare il busto. Dategli fuoco, bravi tutti. Allora, aspetta, eliminiamo pure questi. La mina teorica dovremmo aver fatto, no? Facciamo una cosa, questi... Mandate a piedi i sordi qua, che sono? Onesto. Con la distruzione dell'avamposto dei Dani, Guglielmo tolse ai ribelli un alleato importante. Ok. Beh, però almeno adesso ci possiamo concentrare su un unico fronte. Non è stato senza... Non è stato indolore questo attacco, senza ombra di dubbio, eh. Però... L'obiettivo finale di Guglielmo era a portata di mano. Tutto ciò che gli restava da fare era entrare a York e distruggere la fortezza. Hai detto niente, se parla pure di fortezza, quindi... Ocio. Allora, piazziamoci in questo modo. Qua altro personale ne abbiamo. Dobbiamo mandare qualcuno a dare un'occhiatina, oserei dire, perché sennò... Allora, il fatto è che abbiamo comunque 183... di uomini, quindi insomma sono pure tanti. Facciamo che inizio a mandare un esploratore. Ne avevo altri da qualche parte, ma non mi ricordo dove. Eccone un altro. Questo lo mando nella parallela. E iniziamo a dare un occhio a come sta messo York, perché comunque cioè questi ci hanno messo in difficoltà, quindi non è affatto facile riuscire, secondo me, ad organizzarci per un assalto bello devastante e tosto, ma abbiamo poco personale. Però vediamo un attimo, perché voglio capire. Aia, ok, qua c'è già una torre di difesa. No, datte. Vabbè, è morto in un attimo, bravi tutti. E questi però, secondo me, già questi li possiamo un attimino eliminare. Beh, eliminatemi quelli, poi cerchiamo di capire come siamo messi. Questi che cosa stanno facendo qua? Niente. Proviamo un fronte alla volta, signori. Dai, oh, ammazzatemi sti arcieri che sono quattro salami. Vai sulla torre, dategli fuoco. Tutti però, non siate così lenti. Lenti e sfaticati. Mi sa che pure qua mi hanno seccato l'esploratore o sbaglio?
Apparentemente sì. Allora, la torre qua l'abbiamo eliminata. Cerchiamo di capire con questi dove possiamo arrivare. Il problema, come detto, è... Allora, facciamo una cosa. Piazzameli direttamente qua fuori, sia questi. Sia questi. Oh, porca troia. Ma i miei? Ma siete degli imbecilli! Li hanno fatti passare da dietro, ma guarda questi. Questi coglioni. Oddio, in realtà pure questi potrebbero un attimino andare a dare una mano, eh. Vabbè, mo tornano quelli senza... Vai, eliminatemi questi. C'è qualche contadino. Questo era un esploratore, ok. Il contadino che mi rimette a posto la torre. E anche l'altra torre, eventualmente, ok. Vai. Rista proprio da panico, eh. Certo, l'ariete e questo non sarebbero da utilizzare in questo modo, senza ombra di dubbio, ma... Cavalleria. Insomma, dobbiamo per forza azzardare un po', signori. Per forza di cose dobbiamo azzardare un po'. Ci sono due ingressi, ok, abbiamo capito. Sperando che non ce ne sia anche un altro, noi ci piazziamo adesso qua, in questa strettoia, con questo qua, questo qua e questi. Li piazziamo qua, cercando di non far passare nessuno. Da quest'altro lato dovremmo fare la stessa cosa, ma la vedo un po' più difficile. Anche se forse questi sono i primi cancelli della città. Dobbiamo tenerli bloccati lì. Dobbiamo cercare di tenerli bloccati. Ora questi qua stanno per morire male. Però allo stesso tempo li devo tenere qua. Questi li mando da questo lato. Dobbiamo cercare di attaccarli su più fronti, per quanto non sia proprio facile. Attendiamo un attimino e al massimo altri 20 soggettoni possiamo fare. Sarebbe comodo anche portarsi in realtà dei cittadini che ti possono dare una mano della serie fai delle torri appena ti insinui nel... Dividere l'esercito in due fronti potrebbe essere un buon modo per... Insomma... Attaccare per l'appunto su più fronti, ma allo stesso tempo potrebbe essere complicato poi da gestire. Allora, risorse adesso stiamo messi molto molto bene. E io direi di andare a mettere questi qua. Riempiamoci di personale e lasciamoli anche in stand by, tra virgolette, nel senso che... Poi appena moriranno quelli là, insomma, ci abbiamo gli altri. Andiamo a vedere qua. Ok. Cerchiamo di tenerli bloccati. Però sono veramente tanti. Comunque. Dobbiamo provare. Provare. Allora, facciamo una cosa. Avviciniamoci con questi da questo lato. Vediamo... pure tu, ariete, dai. Li prendiamo all'esterno. Vediamo un attimino. La vedo tosta comunque. Non credo sia molto immediata come cosa. Spawnatemi questi per piacere.
Però allo stesso tempo dobbiamo iniziare ad attaccare un pochino. Dobbiamo iniziare ad attaccare un pochino. Da questo lato magari gli diamo un po' di fastidio. Per forza di cose. Ok, il cancello è fatto. Attaccatemi pure la torre. Piano piano. L'esercito da quest'altro lato stessa cosa. E iniziò a saccheggiare la città mentre si abbatteva sulla fortezza. Forza di cosa, signore. Distruggi la fortezza, non sarà facile, ma mandiamo qua. Dai, 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 attaccate, attaccate qua, subito. Giustamente ci stanno bloccando qui. Fatemi vedere qua com'è la situazione. Allora, stanno iniziando a dare parecchio fastidio. Torri, abbattete le torri ed eventualmente abbattetemi anche questi, che sono da dove escono i militari, se non erro. E almeno iniziamo a dargli un po' di tormento. Sfondiamo il cancello perché dobbiamo assolutamente passare lì con più facilità. E mandiamoci gli altri. No, li mando da qua dove già abbiamo. Sfondate qua, sfondate qua. Perché qua la strettoia è un po' più complicata. Quindi diciamo che. Allora, aspetta. Guarda che c'hanno pure un altro cancello. Allora aspetta, ammazzatemi questo. Guarda come sono attrezzati bene però. Porco due. Qua la vedo tosta. Allora aspettate. Giovani, qua avete fatto. Andate di qua perché iniziamo ad avere difficoltà dall'altro lato. Per carità, distruggere anche le case potrebbe essere utile per dargli delle problematiche dal punto di vista delle persone che possono tenere, però anche qua inizia. Oddio, qua, vabbè, sfondate tutto, un attimo, mo vediamo. Mandiamo questi da questo lato. Aia, madonna, me li hanno sfondati tutti, però non la vedo benissimo. Dobbiamo a sto punto spingere da questo lato. Tornate qua. Almeno quelli comunque cercano di difendersi in questo modo. Questi è finito l'oro. Ok. Allora, nel mentre qua continua. Ah, già stanno spammando. Ho i miei dubbi che ci se la riesca a fare in un modo discretamente facile. Mi sa che mi hanno spawnato tutto. Abbiamo degli arcieri. Ma non riescono comunque. Allora, iniziate ad attaccare questi qua là. Oh, il re, Damose. Madonna, il leader è ferito. Salva il tuo leader. Così. E fermatevi un attimo. No, non andate a dar fuoco qua. Date fuoco qua. Non la vedo benissimo questa situazione. Ha fatto bene, la vedo. Qua non abbiamo manco sfondato il cancello. Che cazzo vuoi fare? Dai, giovanotti. Ho capito che è stato ferito, ma dai, Guglielmo. Facci sognare, Guglielmo. Dai, arbusto, Guglie. Mi sa che ci hanno inculato male comunque. Direi di sì. Guglielmo, datte. Allora, diciamo che inizialmente la situazione sembrava un po' più prospera, ma è stato un attimo per perdere centinaia di uomini. È stato veramente un attimo. Da questo lato abbiamo avuto difficoltà. Da quest'altro meno, diciamo così. E si sono ripiazzati. Però possiamo comunque agire un attimino con cattiveria e presunzione. Fermatevi qua. Non dobbiamo arretrare. Oh, mica easy comunque. Questi sono stronzi. Questo lato però è più fragile di questo.
qua ora dobbiamo stare attenti perché questi andranno sicuramente a ricostruire il tutto, ma io necessito di altri arcieri. Oddio, io necessito di tutto qua. Vabbè, intanto mandiamo avanti questi. Allora, questi sono arco lungo. Facciamo questi qua. Mettimeli. Ma però piazzameli qua. Piazzameli qua, non qua fuori. Dobbiamo un attimino mantenere almeno la posizione qua. Non dobbiamo farli uscire da qui. E poi dobbiamo riprovare tenendo i ponti, tenendo i ponti ben piazzati. E anche questi, piazzameli qua. Dobbiamo rifare un bel po' di... Aia, qua solo arcieri ci abbiamo. Bella cacata. Quelli in dosso andati qua a ponte, bravi tutti. Tenetevi fermi qua. Voi andatevi, unitevi qua. Allora, potete usare un'azione... Vabbè, no, vabbè, questi sì. Una cosa buona e giusta sarebbe anche attaccargli le risorse varie ed eventuali, ma... Il fatto è che produciamo molto lentamente del personale. Allora, cittadini... Scuderia. Oddio, questi stanno un attimino sfondando cose qua, che non è neanche male come idea, però siete un po' pochi e... Cioè, da dire che così questi possono avere meno personale eventualmente, però ora questi... Vai, andate a lavorare, bravissimi. In realtà me li puoi mettere anche un po' più in qua, se riusciamo a stare parati. Cioè, da dire che abbiamo fatto bene ad eliminare i danni, perché altrimenti adesso tenere sott'occhio pure la nostra base sarebbe stato pressoché impossibile. Continuiamo a spammare tutti questi qua. Terniamoli un po'. E facciamo una cosa. Madonna, mi stanno a massacrare. Lascia perdere un attimo, sì. È tosta qua, eh. È tosta. Giovani, fermi un attimo, fermatevi qua. Meglio non avanzare troppo. Allora, facciamo anche un'altra cosa. Ora qua me la faccio, signore. Allora, abbiamo raggiunto il limite della popolazione. Nel mentre ho fatto, vabbè, queste due torri qua, almeno ce l'abbiamo parate. Questi qua stanno un pochino spammando personale. Riproviamo, signori, l'attacco da questo lato, che è stato un po' più fruttuoso prima. Lì li manteniamo comunque per dargli un attimino di fastidio, che è sempre cosa buona e giusta. Qua sto spammando anche un pochino di questi, che poi li mandiamo o da un lato o dall'altro. Vediamo un attimino come organizzarci. E il problema è, come detto, anche 200 persone secondo me è poco, perché poi c'è i contadini, c'è gli altri. Vediamo se questi comunque hanno ricostruito. Apparentemente sembra di no, anche se... Quindi secondo me già qua, se riusciamo a tenere, ci potremmo... potremmo bloccarli anche qui. Potrebbe essere una cosa molto buona. Vediamo un attimino che riusciamo a fare. Se riusciamo a stare qui,
Allora, giovani, andatevi a costruire direttamente questo qua. Lascia fare che... Vabbè, là non credo ci sia nessuno a lavorare. Qua come siamo messi? Ok. Popolazione 200 su 200, quindi siamo bloccati, tra virgolette. Questi li mettiamo qua, insieme a questi qua. Si potrebbe iniziare a dare un pochino di fastidio. Si potrebbe iniziare a dare un pochino di fastidio da questo lato. Vediamo, vediamo che riusciamo a combinare. Distruggere questo potrebbe essere una buona idea. In realtà anche le fattorie, perché se togliamo le fattorie, comunque loro, la popolazione di... non possono avere tutta quella popolazione. Quindi bisogna... le case più che fattorie. È un'azione anche questa buona e giusta. Quindi diamo un assalto bello potente alle case, così loro non possono avere una popolazione molto numerosa. E in linea teorica non riescono a... Ok. Andiamo pure qua. Quelli continuano a mandarceli qui e per noi va anche bene. Noi questi li mettiamo qui a questo punto. Questi ce li gestiamo da quest'altro lato, mandandoli in realtà a dar fastidio un po' più dietro. Questi ce li facciamo fare direttamente qua. Allora aspetta, no, coordinatevi tutti, coordinatevi tutti. So che quelli stanno belli parati là, ma se noi qua iniziamo a dar fastidio anche nelle retrovie... Bravi tutti. Vai, andate pure qua, andate pure qua. Quelli fateli fa, fateli fa. Distruggiamoli questo. Eh no, forse è meglio allontanarsi un po' più indietro, perché... Fattorie, fattorie. Dai, che questi non fanno più le persone qua. Le case si distruggono facilmente e danno un bel fastidio. Non averle, diciamo. Siamo abbastanza distanti, quindi non ci stanno venendo a rompere i maroni. Non so il re che fine abbia fatto. In realtà credo di averlo lasciato indietro. Vai qua. Questo potrebbe essere un po' problematico, ma se riusciamo, ok. Questa è la zona di produzione, quindi anche voi andate, andate qua, zitti zitti quatti quatti. Spaccate questo. Potremmo darci una mano con questi, in realtà, eh? Vai. All'assalto. Signori, dobbiamo approfittarne. Voi che cazzo state facendo qua? Concentratevi su un obiettivo solo. Vabbè, fate un po' come vi pare. Perché se se ne vanno così all'aceto, non facciamo niente. Vai mo, vai mo, aggressivi. Attaccate qua, voi qua, teneteli occupati. Vabbè, non è necessario proprio inseguirli a male, però va bene. Case, case, buttategli giù le case, così non possono... Così il raggiungimento massimo della popolazione non gli permetterà di fare altri militari. Dategli fuoco qua. Dai, che nel mentre il centro città io lo stiamo sfondando la fortezza. Attenzione! Bravi tutti! Signori, c'è voluto un secondo assalto, però. Ok. Ce l'abbiamo fatta. La fortezza cadde nelle mani. Bisogna dei prima romani. Colpire e i fianchi. Fu al sicuro. La ribellione del nord era finita.
e Guglielmo il Conquistatore era l'indiscusso re d'Inghilterra. Che figata. Vi avrò fatto forse qualche taglietto effettivamente mentre carichiamo la nostra, il nostro esercito, magari ci vuole un bel po', diciamo, ci vuole un bel po', ma è una figata totale. Leggiamo anche questo. Domesday Book. Guglielmo prese l'Inghilterra con la forza e fu spietato nel rimpiazzare i baroni anglosassini con una nobiltà più leale ai normanni. Il suo massacro del nord mietè migliaia di vittime, ma fu grazie al censimento del territorio che egli confermò il suo dominio. Nel 1085 Guglielmo inviò degli ispettori in tutta l'Inghilterra per fare un censimento accurato di tutte le tenute terriere del suo regno. Il censimento fu talmente approfondito che si diceva che Dio stesse annotando tutto per il giorno del giudizio. Il registro, noto come Domesday Book, divenne la base di tutte le decisioni inerenti alla terra per gli 8 secoli a venire. Nonostante gli eredi di Guglielmo si sarebbero poi scontrati per il diritto di salire al trono, il Domesday Book designò la sua gente come classe regnante. E naturalmente noi ci andiamo a vedere anche a nord adesso. Io, no, questo è, credo, sempre quello dell'introduzione. Nella battaglia di Hastings, che ce lo sblocca. La morte di... Sì, ok, quindi è questo quello un nuovo, la balestra. Che ha dominato la guerra nel periodo normanno. La balestra. Le balestre del XIV secolo come queste erano il culmine di secoli di sviluppo. Grazie ai flettenti in acciaio, erano incredibilmente potenti. Ma le prime balestre normanne avevano i flettenti in legno. There was a limit to how powerful these wooden bows could be. Quindi, l'idea che le balestre normanne fossero un'arma potente è una leggenda. Nonostante tutto, erano efficaci a media distanza e tanto bastava in battaglia. Serviva molta forza per tirare con la balestra, ma l'aiuto era a portata di mano. A crossbowman spanned his weapon with a device called a belt and claw. Ciò forniva una maggiore leva, utilizzando la schiena e le gambe per tendere la corda. Crossbowmen were vulnerable on a battlefield, so they carried large shields called pavises, so they could hunker down behind, load, pop up, shoot, and then duck back down again to reload. Le balestre erano precise, servivano meno addestramento e munizioni meno costose dell'arco lungo. Ma la cosa principale è che si poteva attendere prima di colpire. Era perfetta nelle situazioni di assedio. Per proteggere i balestrieri durante la difesa dei castelli, si utilizzavano delle gallerie in legno, chiamate bertesche. Ma colpire in basso, verso un nemico in avvicinamento, presentava i suoi problemi. Come si impediva al dardo di cadere dalla balestra prima di essere scoccato? What they did is just place the thumb loosely on the top of the bolt, which is just enough with light pressure to hold it in place. Intorno al 1200, la balestra di legno normanna venne sostituita da un nuovo modello, l'arco composito. I flettenti erano in corno e tendine ed erano più compatti degli archi di legno e potevano raggiungere una potenza 4 volte superiore. Tuttavia, erano molto costosi. Perciò, sia sul campo di battaglia, sia sui bastioni del castello, le semplici balestre di legno restavano l'arma principale. Che figata sti documentari anche così, eh? Che figata. Allora, usciamo al momento. Termine sicuro di lasciare la modalità della campagna. Oddio, al momento sì, ce l'ha salvata, no? Direi di sì. La battaglia l'abbiamo finita, siamo al sunto, quindi al prossimo appuntamento andremo nel 1105. Bye!
Mi raccomando, ragazzi, voi come sempre lasciate like e condividete. Spero che vi infognate con me con questa campagna, che in realtà ce ne stanno 4 di campagne, quindi stiamo freschi, stiamo freschi. Insomma, mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima nel 1105. Un saluto a tutti da Quel Taleale.